Tutti pronti con mascherina, guanti dei puffi e autocertificazione. In qualche modo ci siamo arrivati. Oggi inizia la fase 2. Ma quanti di voi tornano al lavoro? Quanti lo faranno nel mese di maggio? Quanti congiunti dovete andare a trovare? Io invece resto a casa ad aspettare i corrieri di Amazon. A parte la radio non so ancora quando potrò lavorare. I parrucchieri, che si lamentano dell'apertura ritardata, almeno conoscono una data di apertura. Per discoteche, spiagge ed eventi nessuno ha ancora detto niente. L'unica cosa che posso fare è un giro a Venezia senza cambiare comune, come una piccola vacanza. Secondo me i parrucchieri faranno il fast track come la Ryanair. Paghi di più, ma salti la fila. E come tutti i gate, litigate su chi passa davanti. Già mi vedo scene di donne che si tirano i capelli, extension staccate durante la rissa e spazzole usate come martelli. Problemi a parte, la sensazione di un minimo di normalità sarà bellissima. Bravi a tutti quelli che sono rimasti a casa il più possibile. Bravi a quelli che hanno lavorato per noi, che eravamo a casa. E bravi a tutti i medici e gli infermieri. Ora mi raccomando, fuori solo così. Come se si dovesse giocare all'Allegro Chirurgo. Per oggi è finito, ci vediamo domani.